ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Pia. Allora, le bambine da oggi riprendono di nuovo il pulmino per andare a scuola, perché così, dovesse capitare, come adesso che la macchina si rompe, perlomeno loro possono andare a scuola e senza disturbare troppo gli altri, perché c'era una mamma che me le portava, però non mi sembra giusto accollare i miei problemi alle altre persone. Stavamo troppo appiccicati. Ma poi, è giusto, doveva fare due viaggi apposta per portare loro, quindi evitiamo. Dopo aver lasciato le sorelline ed essere tornate a casa, abbiamo fatto prima colazione e poi siamo salite su per sistemare le camere. Ha su ancora il giubbino leggero che lo uso per uscire di casa, perché ho le finestre aperte, allora per non farle prendere freddo in modo che non si ammali, le ho lasciate sul giubbino, ma tanto è leggerissimo. Come vedete, mentre io faccio le mie faccende, lei si intrattiene con i Lego, ha tirato fuori un po' di cose e poi le ha rimesse tutte a posto. Basta. Puoi tirare su questo portamerenda? Sì, grazie. Grazie. Ok, ok. Eccola. Non devi buttarlo, se no si rompe, poi Sabrina piange. Sì, lo devi portare al suo posto. Dove l'hai preso? Ed ecco finalmente la camera sistemata e pulita. Riuscirò prima o poi ad aggiustare quel cassetto e veramente sono contenta che sia in ordine. E adesso passiamo all'altra stanza. Per prima cosa vado a fare il letto di Giorgia e poi inizio a tirar fuori da sotto i letti tutte le cose che avevamo sulla scala e sul pianerottolo, le
scatole con i libri che abbiamo tolto e le scatole con dentro tutta l'attrezzatura, i barattoli della vernice per fare lo zoccolino, e rimetto tutto sulla scala perché avevamo dovuto spostare quando ci sono venuti a montare le finestre nuove. Le copertine che vedete che piego e che all'inizio erano appese le mette Sabrina per coprirsi, perché è proprio di fronte alla porta e quindi quando Giorgia apre al mattino alle 6:30 e accende la luce li va a finire proprio in faccia a Sabrina, e quindi si mette quelle per proteggersi, per non svegliarsi, visto che comunque lei si può svegliare mezz'ora dopo. Siamo poi andate a stendere io e Pia e intanto chiacchieravo col vicino. A questo punto vado a sistemare il letto di Giada, ma prima volevo fare un cambiamento in quella struttura che avevo comprato su Amazon, che apparentemente sembrava una sciocchezza, sembrava non valere in realtà i soldi che ho pagato. Cosa ti sei messa, Pia? Occhiali. Che belli quegli occhiali! Sono bellissimi. Sono occhiali. Sono occhiali, sì. Non sono di McDonald's. Ciao. Ciao. Ma in realtà in questo caso ci è tornato utile il suo potersi modellare come vuole. Cioè più che altro io la modello come voglio. Praticamente, se vi ricordate, avevo lasciato tutti i cubotti così per Giada, però adesso con l'inizio della scuola ci siamo accorti che non abbiamo un posto dove appendere i grembiuli. Siccome ne hanno più puliti, oltre a quello che portano a scuola, non sapevo dove appenderglieli. Allora sono andata a modificare la struttura con gli altri pezzi, ho anche provato a spostarlo ma non mi piaceva, messo lì, infatti lo rimetto al suo posto. E per andare appunto a mettere la bacchetta per poter appendere i grembiuli, principalmente si appenderanno lì i grembiuli, anche perché per fortuna i bambini non usano camicie e quindi va bene così, ci appenderemo i grembiuli. È stata una faticaccia perché poi fino a un certo punto le ho messe, poi ho dovuto prendere la scala perché non ci arrivavo più. Però il risultato finale mi piace, le bambine sono state contente e siamo felici di questa possibilità di cambiarlo come più ci serve. Non è una brutta cosa questa qui, assolutamente.
E adesso che finalmente anche questa camera è in ordine e pulita, perché comunque come avete visto ho dato anche una bella spazzata, non ho lavato perché il pavimento per fortuna di sopra nelle camere non si sporca tantissimo come invece di sotto. E quindi avevo lavato da poco, perciò non serviva che lavassi. Però adesso è bella in ordine e quindi io e Pia siamo scese. E siamo andate a mettere sul pranzo. Abbiamo messo su le carote che abbiamo fatto cuocere al vapore e poi assieme ci abbiamo messo la carne. Sono andata anche a fare una lavatrice con la coperta per i cani perché era veramente sporchissima. Ho messo l'opzione per levare i peli degli animali e ho poi fatto un lavaggio a vuoto con candeggina delicata e candeggina normale, e poi sono andata a scaricare e ricaricare la lavastoviglie perché c'erano delle cose che mi erano rimaste della sera prima più le cose della colazione. Mentre stavamo uscendo per andare a prendere le bambine, abbiamo anche buttato la spazzatura e qua eccoci che ci dirigiamo verso il pulmino per andare a riprendere Giada e Sabrina. Io spero che questa morning routine vi sia piaciuta, mia e di Pia. Se è così, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!